Allora, buonasera, generale De Bertolis, gentile signora, signor Presidente della Commissione Difesa della Camera, onorevole Di Mondo Cirielli, grazie per aver condiviso questo evento magnifico per Albanella insieme a noi, veramente grazie per essere qui presenti. Signor Presidente dell'Umbra Group, signor Amministratore Delegato, a tutti i soci dell'Umbra Group, grazie veramente, un grande grazie per aver scelto Albanella come sede della ricerca e sviluppo. È un giorno fantastico per noi di Albanella. Edoardo, Rachele, li conosciamo tutti da sempre ed è un coronamento di un lungo lavoro, veramente intenso, forte, una grande passione che questi due amici ci hanno messo in tanti anni. E questo mi fa dire che quando nasce una nuova attività per il nostro paese, per Albanella, crea una serie di aspettative, come giusto che sia, e soprattutto poi quando si conosce che l'attività che nasce ad Albanella, ricerca e sviluppo di una grossa società che ha sedi in varie parti del mondo, Seattle, Stati Uniti, Germania, Foligno, la casa madre, è un'aspettativa ancora maggiore se aspetta Albanella, scusate il gioco di parole, ci aspettiamo molto di più dall'Umbra Group e questo si percepisce già nell'aria, nei compaesani. E questo mi fa anche dire che, e non posso non sottolineare, che l'inaugurazione di questa sera è anche il frutto di un rapporto prima professionale e poi di amicizia lungo e consolidato tra la Umbra Group e la Diavit, degli amici Edoardo e Rachele, come diceva prima il Presidente, un rapporto di amicizia profondo che alla fine poi due giovani di Albanella che si sono distinti come imprenditori prima di questo territorio e poi si sono legati con una grossa società, hanno fatto un passaggio veramente straordinario. Quindi grazie a questo rapporto di amicizia prima professionale e poi di amicizia siamo qui oggi a festeggiare, a dare il varo a questa, all'inaugurazione della ricerca e sviluppo di Albanella dell'Umbra Group. E voglio sottolineare anche un'altra cosa, come diceva prima il Presidente, un gruppo industriale di 40 anni, conosciuto ormai in tutto il mondo, fornisce strumenti di alta tecnologia a società come la Boeing, la British Airways, KML, eccetera, vuol dire che è veramente un gruppo gestito da persone, da menti lungimiranti. Io tra questi ho conosciuto in particolare, ho avuto la fortuna di conoscere in particolare, ho avuto anche la fortuna di fare un viaggio insieme in Germania, nonché a Foligno ovviamente, l'amministratore delegato, l'ingegnere Walter Baldaccini, ha un curriculum imprenditoriale straordinario, basta, diciamo, non devo aggiungere nulla, veramente una persona lungimirante che ha saputo fare in questi anni dell'Umbra Group insieme a tutti i soci uno strumento straordinario. Ma io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di vederlo da vicino, appunto in questi momenti, ed è venuto fuori, secondo me, anche conoscendolo bene, una figura straordinaria anche nei rapporti umani, nella gestione delle risorse umane innanzitutto, sia da un punto di vista professionale impeccabile, ma anche da un punto di vista umano che è fondamentale. Il modo come l'ingegner Baldaccini sapeva gestire, io l'ho visto in Germania, unendo italiani, tedeschi, anche nelle cose più normali, una festa eccetera, li faceva rendere partecipi di un unico progetto importante per tutti, dove tutti erano funzionali a qualcosa, dove tutti erano importanti. Questa cosa l'ho apprezzato moltissimo, non è una cosa di tutti e per questo mi voglio complimentare e approfitto di questa occasione. Per questo motivo, e non solo, la giunta comunale il 27 giugno scorso, qualche giorno fa per la verità, ho presieduto una giunta comunale molto importante dove abbiamo deciso di conferire all'ingegner Baldaccini, amministratore delegato della Umbra Group, la cittadinanza onoraria di Albanella. Io ho qui con me la delibera di giunta
poi la trasferiremo in consiglio, questa è la proposta, dopodiché ci organizzeremo insieme per la cerimonia. Era importante dirlo adesso qui, perché abbiamo voluto che fosse al varo, diciamo, della ricerca e sviluppo di Albanella dare questa notizia. Quindi il 27 giugno appunto abbiamo fatto questa delibera. Devo almeno leggere le parti più salienti di questa delibera, perché ritengo che sia importante. Allora, premesso che l'azienda Umbra Group, gruppo leader nell'ambito della produzione di tecnologie di avanguardia ad alta precisione nei settori aeronautico e industriale, apre un centro di ricerca per lo sviluppo di motori ad alte prestazioni ad Albanella, che in particolare la Umbra Group è composta da 5 aziende: la casa madre Umbra Cuscinetti con sede in Coligno, la Kuhn a Freiberg, Germania, la Precision Kugeln, detto bene, ad Eltman, dove siamo stati, e la Umbra Cuscinetti con sede a Seattle negli Stati Uniti, contando circa 900 collaboratori, che la Umbra Group è leader mondiale nella realizzazione di viti a ricircolo di sfere nel settore aeronautico e importante punto di riferimento nel mercato industriale, che la Umbra Group ha effettuato importanti ed efficaci investimenti in ricerca e sviluppo collaborando con università e centri di ricerca sia in Italia che all'estero, che la Umbra Group è diventata così fornitrice strategica di importanti realtà a livello mondiale quali Boeing, Airbus, British Airways, Lufthansa, KML, Triumph, che la Umbra Group intende allargare le proprie competenze anche nel mondo dell'elettronica e dei software, che l'azienda Diavit di Albanella, fornitrice di utensili diamantati da oltre 25 anni, collabora con la Umbra Group, che la Umbra Group con il sostegno di finanziamenti PON e FAR destinati allo sviluppo di attività di ricerca nell'Italia meridionale è stato possibile aprire ad Albanella la sede del centro di ricerca per lo sviluppo di motori ad alte prestazioni, dove già da alcuni mesi lavorano degli ingegneri neolaureati provenienti da alcune università del sud Italia, coordinati da un manager che è referente aziendale in loco. Dato atto che il progetto si articola in varie fasi, passando dalla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo alla prototipazione, mettendo così le basi per poter passare ad una successiva fase di produzione che noi ci auguriamo, che le applicazioni concrete della tecnologia di avanguardia facendo capo alla Umbra Group spazino anche in campo medico, avendo prodotto l'azienda il VAD per l'impianto del primo cuore artificiale, nonché in campo umanitario, avendo l'azienda attuato nel 2012 alcuni progetti in Africa, uno per l'acquisto di un macchinario completo per l'emocromo rivolto ad un piccolo villaggio rurale del Kenya, Katonzeweni, è realizzato un pozzo per l'approvvigionamento dell'acqua in Burkina Faso, e da ultimo partecipato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi del rapporto tra la salvaguardia ambientale e l'innovazione tecnologica, partecipando al progetto Svitati per l'ambiente. Parliamo di sostenibilità, rivolto alle ultime classi delle scuole primarie di Toscana, Umbria e Lazio. Considerato che il cuore del gruppo, gestito da imprenditori umbri, è il personale ed è in particolare l'impegno a lavorare insieme nel rispetto di principi etici il cui fulcro è la persona, che la persona rappresenta uno dei punti chiave nel perseguimento della soddisfazione del cliente, che i valori consolidati alla fase della filosofia dell'azienda sono il rispetto per ogni persona, sono il comportamento etico ineccepibile, sono lo spirito di gruppo tra persone informate e motivate, sono il miglioramento continuo, la velocità e la qualità dei servizi offerti, che pertanto l'amministrazione comunale, a nome di tutta la collettività albanellese, intende esprimere gratitudine, riconoscenza, rispetto all'azienda Umbra Group per l'attività svolta e da svolgere in futuro anche presso il nostro territorio, nella persona dell'amministratore delegato ingegnere Walter Baldaccini, esprimendo vive congratulazione e concedendo la cittadinanza onoraria quale gesto simbolico a dimostrazione della condivisione dei valori espressi e perseguiti negli anni da parte dell'azienda. Questa delibera la consegnerà dopo all'ingegnere Baldaccini. Come avete capito, amici, noi coltiviamo la speranza che possa essere questo il primo passo di ulteriori investimenti. Coltiviamo la speranza che altri giovani ingegneri o operai specializzati, perché no, possano essere assunti qui ad Albanella dalla Umbra Group
che poi, lasciatemi aggiungere, in un momento così difficile da un punto di vista nazionale e locale, insomma questo è per noi europolato. Da parte nostra, da parte dell'amministrazione comunale, sempre grande disponibilità a fare tutto ciò che è opportuno per far ingrandire questo gruppo industriale qui ad Albanella. E l'invito ad investire alla Umbra Group è supportato anche dal fatto che siamo molto ben legati, se posso permettermi, Presidente, al Presidente della Commissione Difesa della Camera, come diceva onorevole Cilier, nonché Presidente della Provincia di Salerno, il quale ci è stato molto vicino fin dalle elezioni del 2009, ha preso sempre in grossa considerazione le nostre richieste. Lui già da 2 anni sa, conosce di questo investimento perché ha avuto modo di seguirlo al Ministero della Ricerca e Sviluppo, al Ministero dell'Università, e in più in questo periodo ha fatto in questi 3 anni degli investimenti strategici importanti sia sul territorio comunale qui ad Albanella, sulla SP11, sia a livello più provinciale, e mi riferisco alla Versana che è un'arteria di collegamento importante per questo territorio, e all'aeroporto di Ponte Legnano. Quindi questo è un motivo maggiore per considerare ancora di più Albanella. Infine, in ricordo di questa serata, di questa manifestazione, di questa inaugurazione, abbiamo pensato insieme a tutti i colleghi amministratori di regalare a tutti voi lo stemma del comune di Albanella. Se me lo portate un attimo, solo uno, lo voglio far vedere a tutti. Quindi omaggeremo tutti voi, il presidente della Umbra, l'amministratore delegato, lo stemma. Ecco, questo qui è lo stemma di Albanella fatto da un artigiano locale. Lo daremo di voi al generale, al presidente della provincia. Simboleggia, è un po' racconta la storia di Albanella, i 2 cipressi con 2 stelle sopra che rappresentano la vicina Pestum, città madre, e la vicina Capaccio, città sorella, e sotto i cipressi l'incrocio di 2 fiumi, Sele e Calore, perché si incrociano proprio nel territorio comunale di Albanella. Questa è un po' la nostra storia, mi fa piacere darla a voi e metterlo anche nella sede dell'Umbra Gruppo qui ad Albanella. Grazie a tutti.